Un pari con pochissime emozioni, ma che regala la cosa più importante, la salvezza. Fossombrone e Sora si dividono la posta in palio e possono festeggiare entrambe raggiungendo l'obiettivo con una giornata di anticipo. La cronaca della gara, pertanto, è piuttosto povera. Ottavo minuto di gioco, cross dalla destra, due giocatori del Sora cadono a terra, i bianconeri reclamano un calcio di rigore su Gubellini, l'arbitro però fa proseguire. Poi bisogna attendere il 41esimo minuto per un altro piccolo sussulto. Fraternali recupera palla e se ne va in progressione, ma Crispino legge bene e sventa la minaccia. Al riposo è 0-0. Nella ripresa accade ancora meno. Le squadre sono attente a non prenderle perché il pareggio sta bene ad entrambe. Al 17esimo però il Fossombrone va in rete con Rovinelli, ma il gol non viene convalidato per fuorigioco. Non succede davvero più nulla, il tempo passa e al 90esimo possono festeggiare tutti. Il Sora, con una squadra giovanissima, raggiunge l'obiettivo. È stato un campionato molto molto difficile, equilibrato, dove siamo stati secondo me molto bravi nella fase di nostra stanchezza, diciamo fra dicembre e gennaio, a saper gestire anche qualche punticino, perché sempre ripeto che è un gruppo di ragazzi che ha capito bene il momento. Piano piano con i nuovi acquisti che sono arrivati abbiamo fatto un salto in avanti di qualità, abbiamo fatto un grande giro di ritorno, per cui sono stracontento, infatti ho difficoltà anche a parlare perché sono molto contento, ragazzi hanno fatto una grandissima festa dentro, è tutta meritata. E li ringrazio davvero di tutto cuore per quello che hanno fatto.